oralità è uno scambio culturale, tante voci che insieme fanno musica. È il senso della masterclass corale tenutasi lo scorso sabato nella chiesa del Santissimo Sacramento e San Michele Arcangelo con il docente Salvatore Di Blasi. Una giornata di formazione su tecnica vocale, musica d'insieme, nonché di preparazione ai concerti dell'Avvento. La città di Torre del Greco è stata scelta come sede per ospitare la masterclass corale organizzata dalla Federazione Chorus Inside su iniziativa del maestro Vincenzo Nocerino in qualità di membro della Federazione Nazionale Chorus Inside e collaboratore del direttivo della sezione della Federazione Chorus Inside Campania per conto del presidente maestro Benedetto Chianca della suddetta federazione. L'occasione per visitare anche l'ipogeo archeologico e dare lustro al patrimonio artistico e culturale del territorio. Abbiamo terminato questa esperienza della masterclass tenuta dal maestro Salvatore Di Blasi, che è venuto dalla Sicilia, e per mezzo dell'associazione Federazione Chorus Inside, sezione Campania, e siamo onorati di averlo ospitato qui per la sua professionalità in primis, ma anche per l'amore che ha per la liturgia e la musica sacra. Abbiamo imparato tante cose, cercheremo di applicarle nel nostro servizio alla liturgia per la gloria di Dio e la santificazione dei fedeli. La Chorus Inside si occupa di divulgazione sul territorio della musica corale, quindi nasciamo con lo scopo di aggregazione, di condivisione, e lo abbiamo visto oggi con la masterclass appena conclusa con il maestro Salvatore Di Blasi dalla Sicilia. È stato un momento di forte unione, di studio e soprattutto di aggregazione. Lo ringraziamo davvero di cuore. Sono previsti in cartellone altre masterclass, eventi, e cercheremo sempre di includere tutti i nostri cori associati. Complimenti al presidente regionale, il maestro Benedetto Chianca, e anche al maestro Nocerino, che ha permesso e accolto questa grandiosa iniziativa promossa e sostenuta soprattutto dal Ministero della Cultura, perché la coralità deve avere un piano anche culturale di preparazione dei cori. La Campania terra meravigliosa, in un momento dove la pandemia ha chiaramente distrutto anche alcuni cori, molti dopo questo momento pandemico hanno totalmente chiuso attività, e attraverso queste iniziative si dà sfogo e possibilità alla coralità di riprendere, e ad altre di grande stimolo per appunto probabilmente ripensarci dopo aver chiuso le attività. La coralità non è prevista come una realtà personale, ma proprio di scambio culturale, tante voci, tanti cori che insieme fanno musica.